Limbo, 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 yeah. Limbo, 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 yeah. Siamo sempre sul limbo. Sono un po' mezzo addormentato perché ieri, si sa, sabato sera si fa un pochino più tardi, ecco così. E la, chissà perché, ma la domenica mattina non si riesce mai a dormire perché succede sempre qualcosa. Domenica mattina, oggi è successo che c'era una nutria gigantesca in giardino e allora ho sentito questo strillo di mia mamma. Cos'è un gatto? Cos'è sta roba? E praticamente c'era sta nutria in giardino, ecco, niente, mi ha svegliato questa cosa qua. E poi soprattutto il racconto di questa cosa, ha dei baffi enormi, era così, era una cosa mostruosa. Comunque beh, adesso sono mezzo addormentato, non riuscirei neanche a commentare bene questa partita di Limbo. E poi a me non mi piace essere troppo ripetitivo e niente, quindi ho deciso di canticchiarvi senza l'altro microfono da cantare, così alla buona la canzone La ballata dell'amore cieco di Fabrizio De André. Dun 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 dun. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la, tra la la lero, si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò, l'uccise, tra la 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 lero, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Paravam pam paravam pam pam, paravam pam paravam pam, paravam pam paravam pam, paravam pam 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 pam. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 lero, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la 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 lero, gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 e la 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 lero, e come sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la 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 e la 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 lero, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 lero, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene. È mitica sta canzone, cioè è fortissima, dai. Fabrizio De André, un grande, resta lì. Un poeta. Allora, ma sì, ma pensiamo a parlarvi un po' di questa partita di Limbo, dai. Bene, allora come avete visto qua non ci voleva solo una cassa, ma ce ne vogliono due, perché altrimenti non si arriva là in altezza da fare il saltino giusto. E quindi andiamo a prendere anche l'altra cassa.
pian pianino, spostiamola. Dai, dai, sposta la cassa. Dai, Spidio, muoviti. Ok. Che t'aggrappi? Spingi, 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 spingi. Vai, vai, vai. Ecco. Allora, una rimane lì sopra il pulsante. No, no, così no, ragazzi. Allora, aspetta. Adesso vi faccio vedere. Allora. Ok, così si solleva, no? Allora, quindi uno dobbiamo mettere... Allora, una cassa va lì. L'altra cassa la spostiamo sul pulsantino, così solleva. Se noi saliamo, ci appendiamo. Ecco, e così arriviamo in altezza giusta. Qua invece cosa troviamo? C'è sta corda spenzolante sopra una piattaforma piena di elettricità. Quindi dovete stare attenti. Non ci dovete saltare sopra beccando la scossa, perché non fa bene, ragazzi. Ragazzi, non fa bene. Quindi non fate come faccio io ora, ecco. Ecco, non fate così, perché alla corda dovete appendervi. Se non vi appendete la corda, però se vi appendete basta, no, niente. Quindi, allora, una cosa, perché altrimenti non riuscite, dovete oscillarla bene. Quindi la fate oscillare bene prima, così così, da bravi Tarzan. Whoop. Ecco, adesso andiamo a attivare subito. Mentre la corda va, voi vi saltellate, ma il punto giusto, e poi whoop. Ecco, così, benissimo. Adesso qua io con questo non capivo cosa devo fare in questo punto qua, cioè, nel senso, non capivo se devo tirare, se devo... Dopo, l'ho capito dopo mezz'ora che devo spingere quell'ingranaggio verso l'altra ruota dentata più grande. Veramente. Sfido, ogni tanto sei un po' tontello. Ecco, vabbè. Ecco, inserito l'ingranaggio. Cosa succede? Guardate, ruota tutto e il mondo si capovolge. Il mondo ruota, attenzione, qua tutto gira. Le cose che erano a destra vanno a sinistra, le cose che erano in alto vanno in basso, le cose che erano sopra vanno giù, le cose che... Ecco, e poi dovete stare attento alle cose che sono sopra, che vi potrebbero cadere sulla testa, come avete visto poco fa. Quindi magari spostarvi. Ma guarda te. Svideo, svideo, svideo. Ma cosa mi combini? Stai sempre nei casini. Ecco, adesso qua, anche se gira tutto, ecco quella trave lì, adesso noi possiamo oltrepassarla. Andiamo sul dente della ruota del... Sì, la ruota dentata, il dente della ruota dentata. Va bene. Dove mi porta? Mi porta nel buio, nell'oscurità, nella darkness. Ok. No, 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 non mi piace star così. Chi c'è lì? Il buio. No, no, paura. Andiamo avanti. Allora, qua cos'è? Ah, vedete, si solleva quella cavolo di porta blindata. Che non vuole porta blindata, ma è soltanto un muro che si solleva. Questa luce qua è come se bloccasse magneticamente le cose. Vedete che c'è il disegno di una calamita, infatti, sul... Quindi... fate scivolare giù la cassa, poi bloccate con la luce, ecco, più o meno questa altezza qua. E dopo dovete essere solo un po' svelti, attivare, andare sulla cassa, saltare... Ecco, no, 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 non così, non così. Allora, aspetta, rifare. Allora, così, salti lì, salti sulla scala velocemente, buonanotte. Allora, dunque, vai, riprova e sarai più fortunato. Saltare sulla cassa, saltare sulla scala. Vai, vai, vai. Ok, ok.
non so che cos'era, ma altre ruote dentate. E anche qua il mondo ruota, si capovolge, e quindi cos'è che si può fare? Qui c'è una cassa quattro quarti, tre quarti, no, cassa a quanti bpm, no vabbè, lasciamo stare, normale cassa lì. Vedete, c'è l'elettricità anche lì, quindi bisogna trovare una metodologia giusta. E qual è la metodologia giusta? Adesso esprimermi con la sintassi corretta per dirvi qual è la metodologia giusta, beh, insomma, comunque vi appendete questa corda qua. Quando il mondo ruota, anche la scatola si sposta, si sta spostando insieme a noi, perché tutto si sposta, perché se una cosa non si sposta è ferma, ma in questo caso le cose non sono fermissime, perché quando il mondo gira, ecco, noi adesso velocemente andiamo sulla cassa, e mentre il mondo continua a girare, gira, e noi guardiamo il mondo da un oblò, no, ma noi un po', no. Ecco, va bene, avete visto, abbiamo risolto anche questo enigma. Return to innocence. Allora, dunque, e qua che leva c'è? Mamma mia, questo qua, ragazzi, ci ho perso un sacco di tempo. Poi dopo sono andato a vedere come voleva fatta, perché delle volte ti perdi in un bicchiere d'acqua, ed è strano perdersi in un bicchiere d'acqua, perché i bicchieri d'acqua sono piccoli, quindi come fai a perderti in un bicchiere d'acqua? Comunque vabbè, ecco, guardate lì quella roccia stile Indiana Jones, mi ha proprio schiacciato benin benino, che c'avevo la milza di fuori, tutto sparpagliato di qua e di là. Ecco, dunque, vediamo, ecco, stiamo attenti, perché non facciamoci schiacciare dalle casse, che non è bello. Allora, praticamente qua la cassa vuole messa un po' sul bordo, ecco, e saltare prima che quella trave cada giù. Adesso, come l'ho fatto ora, sembra una cosa gnocca, ma in realtà è una cosa facile, ma vabbè. Sono solo io che so. Oh no, di nuovo la larva in testa, ragazzi. La larva che ti sconvolge, ragazzi. Ecco qua la larva. Ecco la larva ti inverte. Attenzione, che adesso ti fa camminare dove vuole lei. Quella cavolo di cosa bianca. Ecco, va bene. Noi proviamo ad andare lo stesso, saltellare e andare avanti, e procediamo, gente. Qua c'è una cimbia. Che cavolo di quella cimbia. Vabbè, camminiamo qua. Questo tapirulan, diciamo, questo tapirulan, un libro tapirulan. Qua non dovete far così come ho fatto ora, però sapete che quando avete questa larva, attenzione, questa larva qua in testa non è così semplice, perché non vi comanda bene i comandi, potrei dire, sì, ma mamma mia, altri sinonimi, comunque vabbè, vi aggrappate lì così, ecco, e ora veloci. Qua adesso dobbiamo cercare di far mangiare la larva a quelle nutrie. No, non è una nutria. Ecco, va bene. Si è cibata. E adesso noi andiamo di nuovo qua, saliamo sempre più su, sempre più in alto, sempre più su. Sfido, cosa fai ora?
non lo so. Vediamo di commentare un po'. Allora, qua praticamente ci sono queste ruote dentate che se non fanno il movimento giusto voi non riuscite a salire di sopra. Perché vabbè, se voi, ecco, vi mettete qua e poi salite sulla scala, non così come ho fatto ora, perché adesso l'ho fatto da cani. No, se fa così va in giù, no? Praticamente, allora, vi faccio vedere. Allora, adesso torna. Beh, vabbè. No, forse lì ho fatto un taglio che non si è capito. Comunque, le ruote dentate bisogna dargli il giro giusto. Messe come sono, non sono messe che vanno bene. E quindi c'è una cosa che dovete, dovete tornare indietro, perché dovete andare a prendere un'altra di quelle cavole di larve, e così riuscite a fare andare la ruota dentata con la rotazione inversa, e quindi poi riuscite a salire. Quindi si è spiegato da bau. Si è spiegato da cagnacci. Ecco, dunque adesso vedete che c'è la cosa lì bianca lì, ecco, la prendete. Ora girate la leva. Ecco, quindi la ruota dentata lì va verso l'alto. Saliamo sulla scala. Però cosa fa? Quella ruota dentata lì gira ancora in quella maniera lì. E quindi no, così non va bene. Allora cosa facciamo? Dobbiamo cosa sto facendo? Dove vado? Che sto facendo? Perché? Perché sono tornato giù? Dimmelo. Perché sono tornato giù? Sei un pirla. Guarda. Proprio, guarda, te lo dico proprio. Ecco, oh. Bravo. Allora, praticamente alla leva si vedono, no, tutti questi tagli di che continuano a sballare. Vabbè. Ok, comunque va bene. Qua si vede quando l'ho fatta giusta. Ecco. Oh là, siamo arrivati su. Non facciamoci schiacciare dalla ruota dentata. Ok. E qua c'è una. Ecco, vedete, c'è quella cosa con le due ruote, con la scala. Praticamente dovete far muovere quel cavolo di scala e. Perché è in pendenza, vedete, quindi se lo muovete, ecco, fa il vabbè, qua stavo ancora perlustrando la cosa. Comunque c'è quel carrello lì, vedete, che vi serve, che dovete mettere in una posizione decente, ecco lì sotto più o meno. No, adesso qua lo sto trascinando lì, ma non vuole messo lì. No, non vuole, o sì, no, ma non voleva messo lì. Boh. E poi adesso c'è poca spinta questo coso qua. Allora, sta cavolo di scala deve avere una certa spinta, no? Ecco, così dopo noi saltiamo. Non così, ma dai, ma che schifo, ma dai, ma boh, che lavoro, ma che figura, ma non lo potevo tagliare sto pezzo qua? Veramente. Allora, dai. Allora, spingi. Ecco. Dobbiamo. Ecco. Si spinge. Ecco. Salti. No, no, così. No. Oddio, oddio. No. Ma cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Vabbè, dai, comunque il carrello è giusto che sia messo. Ma non così avanti, un po' più indietro vuole. Ma dove sto saltando? Ma ecco, allora. Ma non lì, un po' più indietro vuole il carrello. Boh, ma vediamo. Allora. Ma a cosa cerco di saltare lì? Ci vuole più spinta. Guarda, veramente una scena patetica questa. È una scena veramente patetica. Allora, dai. Oh,
E spingi. No, no. Ma dove salto? Aiuto. Che vergogna. Allora, facciamo così. Ecco. Così si sollevano. Però sì, si deve essere la giusta posizione. Allora, cioè, il carrello vuole spinto. E invece con la leva si solleva verso l'alto la piattaforma dove c'è il carrello. Quindi il carrello deve avere una certa spinta. E poi questo qua soprattutto deve essere... Ecco, qua. Qua. Va bene qua. Ecco, sta fermo, si muove. Dai, no, sembra che stia fermo, ok. Allora. Dunque. Allora. Ecco, questo coso qui deve avere una certa spinta. Poi però deve essere sollevata la piattaforma. Quindi, ecco, la solleviamo, diciamo... Ora? Ecco. Quindi adesso abbastanza in alto e saltiamo. Oh, ci voleva tanto. Ma che lavoro. Poi qua c'è questa, arriva qua. Andiamo sul carrello. E il carrello. Ma carrello, non si chiama carrello. Boh, vabbè, comunque avete capito. Questo coso qui tipo minatore, tipo Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Questo. Ecco, questa qua procede la sua corsa. Un arco sempre blu, questa roba diventata così per il coso. Vabbè. Va bene. Comunque stiamo. Ecco. Continua a scendere. E poi. Niente, là sopra c'è la scossa che va ammazza. Quindi niente, non dovete fare così. E neanche così. Comunque la partita la finiamo qui.